Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Si torna a parlare di clipping, lo abbiamo già introdotto nel video su Fire the Clip che vi invito a riguardare, vi lascio il link in descrizione e ne vedemmo anche un accenno nel video sul modulo di mastering di Howie. Cos'è un clipper? Molti dei novelli producer ignorano spesso le basi del recording e dei fenomeni acustici ed elettrici che si verificano con le apparecchiature outboard. Altri ancora non sanno della lunghissima lotta avvenuta in passato nella Loudness War, che ci ha lasciato in eredità fenomeni digitali che vanno oltre il semplice discorso di limite fisico dei convertitori. Chi progetta outboard digitale cerca, progetta e crea sistemi in grado di regalare purezza e dettaglio al segnale analogico che li attraversa. Ma un musicista e un sound engineer pensa in termini di timbro, a costo di utilizzare nella maniera più scorretta possibile proprio l'outboard. Come sappiamo, un segnale che supera lo 0 dBFS e quindi la capacità del convertitore entra nella fase di clipping, proprio come si faceva precedentemente con l'outboard analogico, superando lo 0 V in cerca di un contenuto armonico inedito, proprio come si fa oggi con un convertitore digitale superando il limite fino a creare proprio un contenuto armonico. In sostanza si parla di distorsione, che nel caso di un convertitore diventa particolarmente diversa da quella classica di un circuito analogico. Si è spesso fatto riferimento allo storico soft clip dei convertitori Apogee, che è stato per anni un tool molto ricercato nelle fasi di mix. Negli ultimi anni questa ricerca del clip più performante in grado di regalare quel dB in più nelle fasi di mastering era affidata ai convertitori high-end come ad esempio Lynx, Lavery, Prism, eccetera eccetera. La moda poi si è spinta oltre tanto da creare una nuova categoria di plugin dedicati a questo scopo, il clipper appunto. Non confondiamo però il clipper con il limiter. L'ho già detto e lo ripeto ancora, anche se entrambe creano un brick wall, hanno una enorme differenza sul come agiscono sulle diverse frequenze e ovviamente sui controlli. Abbiamo visto il limiter, come usarlo sul video dedicato a Fire Unlimited, che è in regalo con il corso sui plugin di acustica audio. Il limiter ha impostazioni simili a quelle di un compressore, con i controlli di attacco, rilascio, sustain, un tipo di algoritmo di limiting e stile, controlli anche sui transienti, eccetera, eccetera. Il clipper clippa il segnale semplicemente, lo manda in over e quindi in distorsione. Applicando questo processo il suono risulterà più duro ed aggressivo e ovviamente distorto. In alcuni generi musicali, soprattutto quelli più hard, sia metal sia elettronici, può diventare ricercatissimo e gradevole e garantisce una ricchezza armonica sul master supplementare. A volte è proprio un vero asso nella manica. Il clipper, quindi, quello che useremo, genera intersample peaks in base a quanto spingiamo il nostro brano oltre il limite dei 0 dBFS. Oltre questo, come side effect, abbiamo un incremento dell'informazione armonica interna della traccia. La distorsione generata aggiunge armoniche e a livello percettivo ci dà un'informazione più densa e presente. Consideriamo quindi il limiter come un processo più trasparente rispetto a quello apportato dal clipper. Poi sarà la scelta personale a decidere quale sia quella migliore per un determinato brano. Non esiste quindi una scelta assoluta, ma puramente dettata dal gusto personale. Non a caso, se provassimo ad utilizzare un clipper come se fosse un limiter, ci accorgeremmo che il risultato sarà sì più ricco di armoniche e quindi più distorto rispetto a quello ottenibile con un limiter che per natura deve essere trasparente. Entrambe però controllano i picchi e quindi la forma del picco risultante dopo il processing, ma nessuno ci vieta di usarli entrambe, soprattutto nel mastering moderno dove si cerca di applicare entrambe le caratteristiche di questi due processi per raggiungere un livello di loudness estrema e controllata.
Ash è un clipper iper avanzato, come vedremo, e iper performante, riuscendo ad emulare le fasi di clipping che solo i convertitori da migliaia di euro sono in grado di fare. A differenza del clipper che è stato introdotto nel plugin di Huawei, che è puramente campionato, quelli contenuti all'interno di Ash nascono da una nuova tecnologia Hyper, quindi parzialmente algoritmici. Vediamoli ora nel dettaglio. Per la prima volta abbiamo lo stesso plugin con due interfacce differenti, quindi abbiamo Ash in modalità vintage, diciamo, come solito acustica audio, e in modalità flat, che è quella che io adoro di più. Quindi possiamo scegliere di avere due interfacce anche con due dimensioni abbastanza diverse. Adesso le dimensioni sono molto ampie, quindi possiamo ridurle attraverso la scelta size qui al lato. Le ho mantenute grandi per motivi di tutorial. A differenza di Fire Unlimited, che abbiamo visto già in un altro video, eccolo qui, e come vediamo era una apripista per questo genere di nuove interfacce, troviamo diversi algoritmi di clipping che derivano dalle diverse macchine utilizzate in fase di mastering, quindi negli studi più importanti del mondo. Fire the Clip, che abbiamo già visto, è incluso nelle emulazioni che vengono chiamate digital acustica. Quindi questi sono gli algoritmi di Fire the Clip, per intenderci. La versione Yellow, che stiamo vedendo qui in questo momento, richiama ovviamente l'aspetto e quindi i campionamenti della serie Lavery Gold. E in questo caso possediamo il campionamento delle macchine X Custom di Tommy Bianchi, la MK3 di Marco Vannucci, una serie Smooth, che vediamo qui sotto, sempre dell'X Custom, e il nuovissimo algoritmo Yellow S, che è stato introdotto recentemente. Questo fa riferimento al campionamento del Lavery Gold Savitre. In queste modalità abbiamo dei parametri in base al tipo di clipping scelto, più 3 o più 6, che ovviamente introducono diversi artefatti. Lavorando sui samples, Acoustic Audio è riuscita anche a creare uno smooth clip descritto nel manuale di Lavery Gold, ma non ottenibile effettivamente con la macchina reale. Tedal fa riferimento a dei clipper autocostruiti, quindi custom, mentre poi Gray 8 ovviamente fa riferimento al Prism Sound ADA 8XR e Gray 2 fa riferimento al Prism Sound Dream D2. Sotto il nome Onyx troviamo invece l'Apogee Ensemble, ultima versione. Platinum Maker fa riferimento al Better Maker, quindi al clipper di Better Maker, mentre, come dicevo, tutta la serie Digital sono una serie di clipper creati appositamente da Acoustic Audio e quindi provenienti dallo studio e dall'utilizzo di Fire the Clip. Ma come vedremo, Ash riesce ad andare oltre. Essendo un software, Acoustic Audio è riuscita a creare nuove feature, nuovi tipi di applicazioni proprio grazie al campionamento dei clipper. E in questo caso quindi possiamo espandere le potenzialità del normale stadio di clipping offerto dai convertitori hardware. Andiamo subito ad esplorare le feature più importanti. La prima, come abbiamo visto, i plugin sono in doppia interfaccia, quindi con due interfacce ma anche con alcune feature differenti tra l'una e l'altra. E la più importante è proprio l'ascolto mid-side, oltre all'ascolto delta del segnale clippato, quindi possiamo sia ascoltare il clipper in modalità left e right o mid o side, che non è presente nella versione, diciamo, interfaccia standard. Abbiamo a disposizione poi, come abbiamo visto, 5 differenti skins per quelli qui in alto della versione classic, e quindi sono 5 famiglie di clipper che ovviamente ritroviamo anche all'interno del plugin flat, ma senza cambi appunto di interfaccia. Come vediamo, la skin rimane identica, ma possiamo comunque scegliere tutti gli algoritmi da qui. All'interno del clipper troviamo un brick wall limiter, questa è una cosa inedita che possiamo attivare appunto con la funzione di post clip. In questo caso abbiamo l'attivazione di ceiling, quindi qui dentro possiamo inserire un clipper supplementare come ad esempio Fire Unlimited con altri algoritmi. Vi ricordo che Fire Unlimited è un limiter ma con caratteristiche derivate da un VCA, questi sono completamente diversi, che possiamo utilizzare in modalità True Peak come faccio normalmente, e questa modalità era anche attivabile da Fire the Clip per chi lo ricorda, e quindi utilizzare
il limiter interno al clipper per evitare appunto gli intersample di cui parlavamo sopra. Poi possiamo comunque avere a disposizione un pulsante di meno 1, come vediamo, per togliere un dB subito dopo il clipping. Questo è utile per quando esportiamo sulle piattaforme di streaming. È una feature che avevo richiesto in maniera assoluta anche su Fire Unlimited. Come vediamo, il mio Fire Unlimited ha non soltanto meno 1 ma anche meno 0.5 per appunto calibrare al meglio gli intersample peak in esportazione. Come dicevo, possiamo ascoltare il nostro risultato in modalità mid-side o delta. Questo, il delta è fondamentale perché ci permette di ascoltare l'effetto che viene aggiunto proprio dal clipper, quindi ascoltare effettivamente il suono clippato. La modalità True Clip Mode che abbiamo selezionato intercetta appunto i picchi di intersample e ovviamente abbiamo anche una versione ZL, quindi Zero Latency, di Hash, ma ovviamente molto più pesante sul processore. È già pesante, diciamo, di suo, perché lo sto utilizzando, come vediamo il processore è alto, quindi sto in una song dove già ho 40 istanze di ONI aperte, sia sulle tracce singole, sui bus, sia sul master, ma anche Hash ha, diciamo, una sua percentuale di utilizzo. Nonostante comunque un oversampling che sto utilizzando a 64x, sul processore non risulta così avido come tantissimi altri tipi di clipper o tantissimi altri plugin. Il suo sistema di oversampling infatti è innovativo ed ha un risparmio di 10 volte rispetto a quello del passato. Possiamo comunque, in base alla nostra macchina, aumentare l'oversampling e arrivare fino a 1024 di oversampling. Chiaramente soltanto macchine iperpotenti sono in grado di gestire questo oversampling, e nel caso è possibile, a mio avviso, utilizzare oversampling più alti, magari sul file stereo già finito, quindi in una song completamente nuova, vuota, con il file stereo, quindi usare Hash in modalità più spinta proprio per quel tipo di applicazione. È una cosa che secondo me è auspicabile nella maggior parte dei casi. Abbiamo poi a disposizione il pulsante di bypass per ascoltare con e senza Hash e le funzioni di auto e loops. La manopola centrale che ci permette di spingere il suono del clipper, quindi da 0, da mezzo dB fino a 1 dB per arrivare fino a 5 dB. Vi ricordo che sotto poi abbiamo il pulsante di 4x per aumentare il livello di uscita di Hash. E poi delle funzioni inedite qui subito a sinistra. Questa volta siamo partiti da destra verso sinistra. Abbiamo la funzione mid e side. In questo modo possiamo clippare di più il mid rispetto al side. È molto interessante secondo me questo aspetto, perché ci permette di calibrare il clipper, quindi far sì che in alcuni casi il mid sia leggermente più clippato rispetto al side e avere una percezione del mid più aggressiva. Di contro possiamo appunto alleggerire il mid, quindi clippare di più il segnale stereo e rendere il mid meno distorto. Ovviamente poi abbiamo una curva di intervento che va da soft ad hard. Io vi consiglio comunque di mantenere un livello di soft più tranquillo rispetto alla funzione hard, che è veramente molto aggressiva. E qui abbiamo un post clip che appunto entra come gain out dentro all'interno del ceiling, quindi del limiter, quindi è l'input del limiter. Qui abbiamo ovviamente i view meter, dove vedremo il picco, l'RMS del file, e sotto abbiamo la funzione di gain reduction. Questo è il riferimento visivo del limiter, dove abbiamo il punto, il ceiling e il gain reduction del limiter, quindi qui controlliamo i parametri. Qui abbiamo l'output generale e l'input generale, che vengono pilotati dai trim che abbiamo qui al lato. Possiamo comunque utilizzare sempre il pulsante delta per ascoltare il risultato di quello che stiamo facendo. La mia raccomandazione è quella di non andare oltre i 2 dB di clipping, ma ovviamente possiamo estremizzare il tutto sempre in base al gusto. Se vediamo che con 2 dB non abbiamo effettivamente una sensazione di aumento armonico, regoliamoci con l'input, quindi facciamo un po' di gain staging per arrivare a 0 dB all'interno del clipper. Il pulsante auto controlla il livello di distorsione, ci sarà utile per comprendere la quantità di degrado del suono. Ecco perché tra auto e delta è fondamentale avere un ascolto sempre chiaro per capire cosa stiamo effettivamente distorcendo.
In base ora alla quantità di distorsione possiamo utilizzare la manopola centrale, appunto, per dosare l'algoritmo. Nelle fasi di mastering comunque è sempre consigliabile superare i 16 per l'utilizzo appunto più dettagliato e più preciso di hash. Riferendoci invece infine sempre al ceiling, abbiamo Simple, che rappresenta il ceiling che abbiamo già visto all'interno di Fire the Clip, come anche Simple Low Aliasing, sempre da Fire the Clip. TruePeak è lo stesso di Fire the Clip, mentre tutti gli altri sono le aggiunte rispetto al limiter interno di Fire the Clip. Quindi abbiamo appunto Aggressive Limiter più TruePeak o a Transparent Limiter più TruePeak. Quello che utilizzo più spesso è sempre il Transparent TruePeak 4x, questo diciamo è il mio preferito. Come dicevo, se dopo il master out abbiamo, come vedremo qui, un segnale in clipping ulteriore sulla DAW, utilizziamo il meno 1 per scendere di 1 dB appunto nella fase di TruePeak. Andiamo ad ascoltare adesso hash in azione su un mio brano che è stato edito dalla Warner nel 2005 e che si chiama I Will Fly, e che è lo stesso che ho utilizzato nel video tutorial su Honey. Come possiamo notare, hash altera pesantemente il contenuto non soltanto armonico ma anche il rapporto tra mid e side, magari in maniera più incisiva rispetto anche al convertitore originale, perché possiede più parametri di intervento e quindi in questo caso possiamo agire in maniera più profonda anche sul bilanciamento mid-side all'interno del clipper. Non a caso appunto la funzione mid-side diventa fondamentale per ribilanciare
il rapporto qualora fosse stravolto in maniera esagerata. Personalmente lo trovo una feature bellissima, proprio perché mi permette di enfatizzare ancora di più il contenuto sul segnale side. Ho estremizzato ovviamente i parametri arrivando fino a 3 proprio per ascoltare il timbro di tutti e 5 i tipi di clipping. Non a caso infatti possiamo notare facilmente quanto il Platinum Maker ad esempio aggiunga contenuto armonico sulle medie, quindi tra i 900 e i 1000, rispetto agli altri che sono più clean, soprattutto il Maselec, la D2, e quindi in questo caso il Grey D2 è uno dei miei preferiti in assoluto, perché riesce ad essere estremamente estremamente pulito anche quando siamo in modalità iperaggressiva, come appunto più 3. Vi ho fatto vedere come appunto inserire più volume post clipping, quindi per entrare meglio all'interno della funzione di ceiling, quindi del limiting che troviamo qui, ed ascoltare anche cosa fa il limiting in realtà. Io lo utilizzo sempre in modalità true peak e utilizzo poi magari fire al limit per utilizzare un limiter con più controlli rispetto a quello che sto utilizzando all'interno di Ash, ma comunque hanno uno scopo utile ed è veramente facile da utilizzare. È chiaro che sia richiesto anche un ascolto molto professionale, quindi delle ottime cuffie, degli ottimi speakers per poter ascoltare fino al minimo dettaglio cosa effettivamente andiamo ad alterare all'interno del nostro programma musicale. Come già avevo osannato Fire the Clip per le enormi potenzialità espresse quest'anno, riuscendo laddove nessuno degli altri plugin di clipping era riuscito ad arrivare, ora Ash ha raggiunto una maturità ed un controllo di questi parametri assolutamente da record. Entra di fatto nella schiera dei plugin innovativi del 2022, ma anche del prossimo anno a mio avviso, e sarà un vero punto di riferimento per gli studi di mastering di tutto il mondo. Impossibile farne a meno, un tool essenziale, ed il prezzo giustifica ampiamente a mio giudizio la qualità che viene fornita da Acoustic Audio in questo momento. Anzi, proprio per la qualità e la potenza che viene introdotta, i miei master hanno fatto un salto enorme di colore rispetto a prima, che per raggiungere appunto tali profondità ero costretto ad utilizzare una complessa catena di plugin che ora riesco ad ottenere con un singolo, quindi con Ash. I convertitori di cui abbiamo parlato superano ampiamente i 10.000 euro di valore, ed il risultato oggi raggiunto da Ash è totalmente vicino, almeno per quanto riguarda il clipping, quindi non la D chiaramente. Quello è un discorso a parte, quindi parliamo di una caratteristica di un convertitore, non del convertitore. È la chiave di volta sicuramente del mastering in box che mancava. Ora il software si è spinto oltre le aspettative di un outboard dedicato, e non abbiamo ancora visto la luce in fondo al tunnel, perché Acoustic Audio ha in serbo altre novità grazie proprio alla nuova tecnologia Hyper e alle nuove macchine e CPU che stanno arrivando sul mercato. Un video più approfondito di Ash è presente già all'interno del mio corso sui plugin, sull'uso dei plugin di Acoustic Audio, sulle tecniche di mix e mastering attraverso l'uso di questi plugin, sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Il corso in questo momento è in super sconto fino al 31 dicembre e vi dà inoltre diritto ad un plugin di limiting esclusivo JGR Acoustic Audio, chiamato appunto Fire Unlimit, e all'ingresso del programma educational di Acoustic Audio che abbiamo inaugurato e che vi dà accesso a tutti i plugin con uno sconto fisso del 40% per sempre, ma solo sui plugin, non in offerta in quel determinato momento. Oltre a questo troverete un seminario sul gain staging, un manuale sul corretto workflow nel mix, e che vi permetterà di fare un salto enorme nell'ottimizzazione del lavoro in studio, e tantissimi video tutorial su come utilizzare i plugin appunto di Acoustic Audio. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!